Elite tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez nella nuova puntata di Uomini e Donne. Le cose vanno male dopo quanto accaduto la settimana scorsa, quando il tronista non solo ha baciato Natalia ma ha poi preferito ballare con Silvia, la nuova arrivata, invece che con lei. Sonia ha lasciato lo studio ma oggi scopriamo che Ivan l'ha seguita fuori per chiarire. Il chiarimento è però diventato lite, i due si sono lasciati in malo modo e con parole forti. Oggi Sonia però è in studio, questo dimostra che io ci tengo davvero a te. Hai capito cosa hai detto? Mi hai anche mandato a fan asterisco asterisco lo. I due continuano a litigare anche in studio. Alla fine Ivan apprezza l'interessamento avuto nel corso della settimana nei suoi confronti, visto che Sonia ha chiamato la redazione più volte per sapere di lui. Punto ancora problemi per Sonia e Ivan. Ivan Gonzalez dovrebbe essere l'ultimo a fare la sua scelta a Uomini e Donne e questo perché è arrivato dopo ma senza regalare molte emozioni al programma e a questa parte di edizione. La scelta avverrà nel prime time di Canale 5 e, secondo le ultime anticipazioni, sembra proprio che Ivan farà la sua scelta a inizio marzo, ma che arriverà al suo fianco nel prime time. Sonia Pattarino sembra essere una delle corteggiatrici in pole per la scelta dello spagnolo, ma nella puntata di oggi di Uomini e Donne i due arriveranno nuovamente allo scontro e tutto per via delle lacrime della bella Moretta. Punto Sonia Pattarino andrà via. Il pomo della discordia è l'arrivo di Natalia. La bella corteggiatrice ha messo in crisi Ivan Gonzalez rompendo gli equilibri che si erano creati e proprio con il bacio tra i due, Sonia Pattarino ha ormai perso la pazienza. Lei continua a urlare e strepitare e dopo l'ennesimo scontro dovuto proprio a Natalia, la bella corteggiatrice è finita in lacrime. Il video mandato in onda ha fatto perdere la pazienza a Ivan che alla fine ha ammesso che questo continuo piangere di Sonia lo sta annoiando soprattutto perché lei diventa la vittima e lui il carnefice e non è così visto che lui sta vivendo al massimo il suo percorso? Proprio nei giorni scorsi il tronista si era sbilanciato con Sonia affermando: "Mi sta portando a vedere delle cose in modo diverso, un modo che io non conoscevo e per questo ti ringrazio." L'arrivo di Natalia cambierà davvero tutto. Iscriviti per non perdere le novità. Grazie per il like.